Allora, Enzo Maiorca di nuovo alla Spezia, dove qualche anno fa aveva fatto il record qui di profondità a Porto Venere. Parecchi anni fa, perché parlo del 1973. E io torno sempre volentieri a Spezia, oltre perché è una bella città, ma anche perché è una città ospitalissima e affettuosissima. Io mi ricordo quando sono venuto qua a fare il record, perché ne ho fatti due, il Circolo Amatori del Mare, mi preparavano artigianalmente delle marmellate per farmi mantenere, o per meglio mangiare, nella maniera più pura possibile, senza contaminazioni. Lei ha scritto dei bellissimi libri. Grazie. L'uno è intitolato Il mare con la M maiuscola. Sì. Quindi lei per il mare ha una passione, un'adorazione. Cos'è per lei il mare? Ma il mare per me, diciamo che è parte della mia vita, parte integrante della mia vita. Perché, vede, io da bambino abitavo proprio in riva al mare. E questa casetta in cui abitavo aveva una terrazza che si apriva sul mare largo. Io mi ricordo, avrò avuto, non so, 3 anni, 4 anni, non di più, passavo delle ore intere a contemplare il mare e mi chiedevo tante volte chissà che cos'è che c'è sotto la pelle del mare. Soltanto che allora io ero piccino e non esistevano neanche mezzi per andare giù. Finché ho avuto la possibilità di trovare una maschera antigas che ho adattato all'attività subacquea, e con questa ho dato la prima guardata al mare verticale. Ed è stato un innamoramento a prima vista. Nel suo record di profondità, lei si è sentito più un esploratore oppure nella discesa era sempre una discesa per se stesso, cioè per scoprire? No, io non mi sono sentito mai un esploratore. Io andavo sott'acqua e vado tuttora sott'acqua soltanto per aggiungere dei tasselli di conoscenza alla conoscenza che ho di me. Perché vede, tante volte mi dicevano: ma chi te lo fa fare? Perché vai giù? Ci puoi restare? E sa, queste domande il segno lo lasciano nella psiche e nella mente di un uomo, perché me le ripetevo soprattutto la notte prima delle immersioni profonde, me le ripetevo, si affacciavano in me spontaneamente e cercavo di dare la spiegazione più plausibile per me stesso. Finché sono riuscito a trarre la conclusione che se andavo per mare era per conoscere me stesso. D'altro canto, vede, è una storia vecchia quanto il mondo, perché ci fu qualcuno che sul frontone del tempio a Delfi scrisse Ginnotis autonomo, conosci te stesso, e da allora l'uomo è alla ricerca di questa conoscenza. Talvolta ci riesce, talaltra non ci riesce. Le vie per arrivare a questa conoscenza sono infinite, perché c'è chi arriva alla conoscenza di se stesso scalando una montagna, chi invece arriva alla conoscenza di se stesso andando giù sul mare. Talvolta mi dicono: ma vedi, in montagna è diverso, perché in montagna l'aria c'è. Ma non è vero, ci sono tante e tali di quelle difficoltà che direi sono certamente superiori a quelle che ci sono in mare, perché l'uomo dal mare viene, come dicono oggi gli scienziati, e non prima ai tempi miei quando io facevo il record. Lei è stata anche in un periodo cruciale dell'apnea, nel passaggio in cui l'ACMAS riconosceva un lato recordistico e poi di colpo l'ACMAS ha deciso di tornare indietro e non riconoscere più i record in apnea. Ma l'ACMAS ha avuto sempre dei comportamenti molto ambigui, non è mai stata ben netta, ben precisa. Ciao Fuji. E
non è mai stata ben precisa, ben netta, e sovente ha tirato fuori dei regolamenti che sono apertamente delle contraddizioni al buonsenso. Tipo, per esempio, non si poteva usare la muta. Ci fu un periodo che non si poteva usare la muta per il record, e questo era un qualcosa che ci affannava, perché si faceva morire di freddo, soprattutto nel Mare Nostro, quando ci sono circa 15 gradi di vario, di differenza tra superficie e profondità, e tra l'altro si tratta di 15 gradi che non vanno evolvendo, ma sono netti, sono ben precisi, sono delle staffilate che ognuno riceveva sul corpo allorché superava determinate quote. Oppure il fatto di, si parlava di record di immersione in assetto variabile, e non si poteva usare per tanto tempo, fino al 1974, non si poteva usare il palloncino per risalire. Ma se un assetto variabile, tu scendi trascinato dal peso, che poi molli sul fondo e ti issi, loro dicevano, abbracciate lungo la cima, d'accordo. Ma se un record di immersione, quello che importa è il ragionamento che faceva Jack Maiolo, se un record di immersione, che importa il fatto che io salga con pallone o che io salga senza pallone? L'importante è la profondità. E qua Jack aveva ragione, anche se non gliel'ho mai data, per il gusto della polemica. L'ha nominato lei. Jack e il suo rapporto, è sempre stato un rapporto conflittuale, ma realmente, o era proprio parte anche di una sfida, quasi anche di gioco? Era soprattutto gioco. Che sia chiaro, litigavamo, dibattevamo questioni, ma sempre entro i limiti del consentito, entro i limiti dell'ammesso, del naturale. Ci piaceva litigare. Ma amici come prima, amici come sempre. Infatti adesso Jack mi manca, e mi manca moltissimo. Per quella fesseria che gli è costata cara e che ha fatto. Lei anche è stato allenatore delle proprie figlie. Sì, Patrizia e Rossana. Sì. Quanto è stato difficile essere contemporaneamente allenatore e padre? Vede, io alle mie figlie ho impartito lezioni universitarie, perché le mie figlie le scuole elementari le hanno fatte con la mamma, con Maria, che da buona maestra aveva la pazienza di insegnar loro i primi rudimenti necessari per poter andare sott'acqua. Poi ho visto che andavano benissimo, e quindi... Ma sono state loro, perché nel 1974, dopo l'episodio di Sorrento e della Capocciata, io avevo deciso che non avrei più fatto record, perché mi ero sentito stritolato dalla terribile macchina della pubblicità, e la cosa mi diede notevolmente fastidio. E quindi avevo deciso di non fare più record. Però una decina d'anni dopo, Patrizia e Rossana mi vennero da me un giorno e mi dissero: senti papà, il mare profondo ci manca tanto, perciò vieni tu e ci insegni il modo migliore per arrivare a determinate quote, oppure troveremo altre strade. E davanti a questo bivio è stato per me, poi tra l'altro, un bivio piacevolissimo, perché è stato molto bello per me seguirle nella via del profondismo.